5 giugno si terrà il dipartimento di matematica sempre in quest'aula e praticamente vengono aziende locali e multinazionali che incontreranno gli studenti diciamo, delle discipline scientifiche, quindi in particolare matematica, fisica, informatica, ma anche studenti di altre facoltà. Giusto per fare una mappatura della platea, chi è di matematica? Quasi tutti. chi non è di matematica? Ok. L'economia è un perfetto, va bene. Perché infatti le aziende che verranno sono interessate anche a laurearti in economia, indirizzo statistico in particolare. Perfetto. E il 5 giugno ci sarà non solo il Mentor Job, che è organizzato dal Dipartimento di Matematica, che ringraziamo anche perché ci dà la disponibilità in questa giornata dell'aula e tutte le autorizzazioni che ci ha concesso, quindi organizzato con il Dipartimento di Matematica, e qui c'è una rappresentanza dei professori, e l'Access Communication, che è un'agenzia di comunicazione che organizza nella stessa giornata al Politecnico, circa dalle 9 alle 17, il Job Meeting, che è una vera e propria fiera del lavoro. Ci sono aziende che tirano curriculum e fanno colloqui con gli studenti interessati. Quindi il 5 giugno ci sono due appuntamenti, uno qui a Matematica, e a brevissimo avremo il programma definitivo e lo inseriremo nel sito del Dipartimento di Matematica, nel sito dell'Associazione, nel sito della stessa organizzazione CESO. E quindi comincerà circa dalle ore 11, ci saranno diverse aziende, di mattina ci sarà SAS, che è un'azienda informatica che fa servizi informatici soprattutto riguardante la statistica in quel settore finanziario, poi ci sarà la Banca d'Italia, poi ci sarà una pausa dalle 13 alle 14 e poi alle 14 ci saranno aziende locali. Abbraccio, sperando di non scordare nessuno, ci sarà la Masmec, la Mermec, Angel Investment, Ibis Technologies e ci saranno, sì, ci saranno insomma altre aziende, scusate se non le ricordo tutte, però il programma è ancora in fase di definizione, però comunque metteremo tutti gli aggiornamenti. Quindi 5 giugno ci saranno questi due eventi. Oggi perché abbiamo pensato di organizzare questa giornata? Perché abbiamo pensato, per arrivare in quella giornata a prepararci, cioè a fare una preparazione, quindi ripercorrendo l'ottica di una persona che sta alla ricerca del lavoro e si approccia a trovare lavoro, abbiamo pensato innanzitutto di scrivere un curriculum. E quindi oggi ringraziamo la presenza della dottoressa Manuti, che ci spiegherà di come si scrive il curriculum, psicologo del lavoro e ricercatore dell'università. Poi abbiamo pensato, dopo aver scritto quello che si sa fare, bisogna anche trovare il modo, cioè trovare a chi portare questo curriculum, e quindi ci sarà l'intervento del dottor Vincenzo Russo, che fa parte di CESO, che ringraziamo anche per la partecipazione. E poi in conclusione ci sarà l'esperienza di Nicola Scaporusso, grazie anche a te Nicola per essere presente, e darà un po' la sua esperienza, perché lui è ricercatore in KIVIS, che è una società, insomma, lui introdurrà meglio sicuramente quello che fa, darà un po' la sua esperienza di come generare l'autoimprenditorialità, poi può portare anche risultati decisamente positivi anche in Puglia, anche a Bari. Questo diciamo è il resoconto della giornata. Vi ho detto, trovate tutte le informazioni qui, quindi vi lascio qualche momento per scrivervi il sito e in generale potete seguire l'associazione di tutti i social network. Per qualsiasi informazione poi potete scrivere direttamente per l'indirizzo di posta elettronica. Quindi non vi toglierò altro tempo, direi di introdurre la giornata anche con un applauso, quindi invitiamo il professor Giannelli. Grazie a tutti voi, grazie a Stefano Franco e all'organizzazione Alunni di Matematica per questo incontro che permette di essere molto interessante. Siamo un po' in ritardo, quindi io sarò brevissimo, faccio giusto un indirizzo di saluto ai grandissimi ospiti. L'unica cosa che mi sentivi di dire è questa: è chiaro che è fin troppo banale dire che questo è un momento complicato per il lavoro e per il futuro dei giovani, però tutto sommato, se ci informiamo bene, se leggiamo,
non di matematica. Ma il problema è far incontrare questa offerta, magari di nicchia ma esistente, con la nostra domanda. Adesso è ovvio, parlo ora per davvero ai miei studenti, che se noi aspettiamo che un'azienda ci chiami per, non so, enunciare e dimostrare qualche bel teorema, è ovvio che non possiamo aspettare molto a lungo, è anche giusto che sia così, non è certamente questo. Allora, dobbiamo essere abbastanza bravi noi a proporci e a far sapere in giro le cose che noi sappiamo fare. Mediamente i nostri studenti sono, mediamente, delle persone molto in gamba. Sono delle persone che hanno affrontato e risolto problemi complicati, sono allenati a un ragionamento anche molto sottile. Dunque, sono persone che possono essere molto interessanti in per certi profili. Naturalmente, stando a casa loro e pensando al teorema di Amman, dico per dire, ok, continueranno a stare a casa loro a pensare. Con ciò non voglio solamente dire che la nostra matematica sia di per sé inutile, ma voglio dire, per coloro fra noi che possono essere interessati a, come dire, a soluzioni differenti da quelle classiche, beh, allora, qui credo che ci sia molto da imparare. Molto da imparare perché io così penso, potrei sbagliare, ma temo di no, che noi siamo tanto bravi su certe cose, ma non siamo bravi, se posso usare una pessima parola, a venderci. Siamo bravi, diciamo meglio, a proporci, no? Per quello che sappiamo e per le nostre capacità e per le nostre potenzialità. Quindi penso che questo incontro e anche l'incontro che poi seguirà ci possano essere, come dire, molto utili. Questo è, devo ringraziare ancora l'associazione che noi qui appunto ospitiamo, perché sono iniziative che stiamo cercando in qualche modo di stabilizzare nelle sale nel corso del tempo. Allora, grazie, buon lavoro e ascoltiamo, io direi, con molto